Ciao amici, ciao amiche, yeah! Bentornati su Cane di Coppia, Davide, Chiara, Channel. Bene, questa sera mukbang con borroil, ceci e un pizzico di maionese per dargli un po' di sapore. Bene, io auguro buon appetito a tutti quanti. Vi voglio ricordare che questo borroil non è quello dell'aia originale, però è ricco di verdure. Voi domanderete perché ceci con la maionese? Per dare quel saporino in più. Allora, oggi è lunedì, inizio della nuova settimana. A me sembra che sta andando a posto il piede. E voi che avete fatto di bello oggi. Com'è riprendere il lunedì dopo un weekend? Per andare a lavoro intendo. Per me era tragico. Questo tempo comunque non si capisce veramente niente. Fa caldo, ma piove, c'è sole, nuvolo, temporale, tuoni. Provi un attimo. Siamo a giugno. Diciamo che fra quasi un mesetto iniziano le ferie. Le ferie nel senso, luglio e agosto si sa che sono i due mesi preferiti perché la gente vuole andare al mare. Noi adesso vediamo. No. Cosa fare esattamente, quando farlo. Iniziamo a metterci alla ricerca. Penso, non sono sicuro, però penso che questa diventi la nuova postazione per fare i mukbang, per fare tutto, perché comunque andare di là e non far vedere la televisione a mia madre e a mio padre più che altro non mi sembra una cosa corretta.
E penso che questa qua appunto sarà la nuova postazione. Poi vediamo, eh. Continuate a vedere questa maglietta qua, adesso vi spiego. Essendo che devo stare a riposo col piede, allora cosa faccio? La tolgo la mattina, si la metto a lavare, col caldo che fa, poi la rimetto. Perché questa è una maglietta apposta per stare in casa. Poi non puzzo. A pranzo non ho mangiato e sono a fame da lupi. Allora, dobbiamo cercare di mia moglie un supporto per il piatto, perché se lo appoggiamo sulla scrivania deve vedersi bene il piatto, se lo appoggio così non si vede, così e dopo un po' fa male il braccio. E poi essendo che deve stare all'altezza giusta, mi sa che il mukbang bisogna farli per forza in cucina. Poi se troviamo qualcosa di appoggio, sono buoni i ceci con la maionese, eh. Mezza forchetta di maionese basta, eh. Io ho messo una scatola di ceci grossa così, alta così, eh. Adesso invece patate arrosto con rosmarino. Queste qua le abbiamo prese da Lidl o Esselunga, sapete, non mi ricordo. Appunto, ripeto, oggi non ho mangiato a pranzo. Buono. Ovunque siano state prese sono veramente buone. Queste qua sono state fatte in padella
però senza olio. Si riconoscerebbero se fossero state fritte. Rosmarino, però potrebbero fare un modo dargli solo il sapore e non metterlo. Beh ragazzi, comunque cosa avete fatto di bello ieri? Lo dico oggi perché lo dico oggi. No. Guardando fuori la finestra se non fosse l'ora che è direi questa è una gelata da piscina, da mare, da lago, da fiume. Noi comunque ci stiamo organizzando per le gite fuori porta, andare anche a Como così, ne abbiamo parlato ieri, iniziamo a vedere quando si stabilisce bel tempo, perché così non è che... così l'entusiasmo va alle ginocchia. Bene amici, a me come sempre mi è fatto piacere cenare con voi e spero che questo video lo vedrete, non so, a pranzo, a cena o allo spuntino di mezzanotte, vi possa far compagnia a pranzare con me. Io ringrazio come sempre gli iscritti di sempre, i nuovi iscritti, mi raccomando iscrivetevi in massa al canale di coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro, se non lei vi verrà a prendere a casa, e al canale Chiara d'Alessandro ASMR. Qua si suda che è una favola, il caldo è uscito. Niente ragazzi, io vi auguro una buona serata, vi mando un grossissimo bacione, il solito yeah, e ciao!